appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite, d'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. La famosa curva sud del Milan, un esempio unico di devozione e attaccamento ai colori. Eroi di grandi e piccini, tifosi, anche semplici appassionati, Lionel Messi non lascia nessuno indifferente. Il suo talento è qualcosa di mai visto, Fabio. Forse solo anni dopo il suo ritiro capiremo cos'è stato davvero. E capiremo col tempo quanta fortuna abbiamo avuto a essere suoi contemporanei. Senza dubbio uno dei più grandi ad aver mai calcato un rettangolo verde. Da lui ci si aspetta sempre tanto e raramente delude le aspettative. Tutti concentrati e la partita ha inizio. Milan e Lazio. Rimessa con le mani. Messi tenta l'affondo sulla destra. Chukwueze. Palla ad Haaland. Tenta la grande risposta di Provedel. Chukwueze. Valverde. Occasione da rete. Chukwueze. C'è Messi. Messi. E la palla è entrata ed è subito spettacolo. Che gol! Sapeva che la squadra aveva bisogno di una sua giocata ed eccola, è quello che fanno i grandi campioni. Conclusione straordinaria all'angolino, inutile l'intervento del portiere. Precisione, potenza e tempi di esecuzione. Questa rete ha tutte le carte in regola per finire nelle classifiche dei gol dell'anno. La Lazio si trova già in svantaggio, è un pessimo inizio. Il Milan è già referto e ora ha una solida base di partenza in questa gara. Sono stati bravissimi a prendere subito il... C'è tiro! E poteva certamente fare meglio su una palla molto intelligente. L'aveva messo davanti alla porta, ma non ha centrato il bersaglio. In ogni caso, il passaggio è stato splendido.
Davis. Ricordiamo che la partita si è sbloccata già nei minuti iniziali. Il punteggio è quindi di 1-0. Chukwueze. Valverde. Messi. Il Milan al calcio di punizione. Se non è la sua zona preferita, poco ci manca. Messi! Il Milan sta dominando in fase di possesso palla e il risultato conferma che si tratta di una strategia vincente. Holland. Pronto al tiro! Trovano la rete! Un 1-2 veramente da KO. Non segnare in un'occasione simile sarebbe stato un peccato capitale, eh? La difesa gli ha senza dubbio reso la vita facile. Non so se sia stato un problema di concentrazione o di comunicazione, ma non l'hanno chiuso bene e lui non ha perdonato. Holland. E grazie a questo gol sale al primo posto della classifica dei marcatori. E si riparte da un netto 2-0. La partita si è messa bene per loro nel giro di una decina di minuti. Il calcio è fatto così, è fatto di momenti e di partite all'interno della partita stessa. Che giocata in dribbling! Ottima giocata qui. Rafael Leao la mette in mezzo. Sono sicuro che avrebbe potuto fare di meglio. Non ha avuto paura di provare l'azione personale, un bel tentativo. La difesa fa troppa fatica ad arginarlo, dovrebbero raddoppiare la marcatura su di lui, ma anche questo comporta dei rischi. Isaksen! E non trova la porta davvero per pochi centimetri. Da così lontano era difficile sorprendere il portiere, il passaggio sarebbe stata una giocata più sensata. Davis. Akanji. Valverde. Chukwueze. Si mette in proprio, supera l'avversario. Numero per sgusciare via. Passaggio fantastico. Occhio alla conclusione. E arriva il gol. Sembrano avere il totale controllo della gara. Qui ha mostrato tutta la sua tecnica, Fabio. Gli arriva la palla e lui sa come domarla, per poi metterla alle spalle del portiere. Sopraffino davvero. Tre gol e dai, partita in cassaforte. In questo momento sono implacabili. L'allenatore continua a incoraggiarli perché sa che bisogna sfruttare al meglio l'inerzia a proprio favore. Stanno giocando bene e sono anche divertenti da vedere. Chukwueze. Messi. E lo maltratta addirittura per recuperare la palla, però non c'è fallo. Isaksen. Mi sembra chiaro che abbiano deciso di affidarsi al possesso palla e al gioco di posizione, Fabio. Sì, Luca, guarda come gestiscono lo spazio per trovare sempre l'uomo libero dietro la linea di pressione avversaria. È vero, e alla fine giocano in maniera semplice, passaggio corto su una traccia pulita, anche dietro se necessario. Eppure risalire il campo così non è facile.
e servono i movimenti giusti di tutta la squadra. Holland. Holland! Non è riuscito a tenerla bassa. Tiro molto potente ma impreciso. Lazzari. Si approssima alla fine del primo tempo ed è chiaro quale dei due allenatori sia più soddisfatto a questo punto. Rafael Leao. Messi. Ha già segnato due gol oggi. Ci prova con un pallone profondo. Valverde. Chukwueze. Valverde. Autore di un assist oggi. Palla ad Holland. Holland! Ci saranno 3 minuti di e manca l'occasione per segnare il quarto gol. Primo corner della partita, immergiamoci in area di rigore. Holland! Non trova la porta. Isaksen. Valverde. Messi. Primo tempo che si conclude dunque qui. Si è vista una sola squadra in campo, ma anche così non si può dire che questa prima frazione di gioco sia stata noiosa. 3-0 il risultato parziale, ma abbiamo ancora altri 45 minuti di calcio per assistere a una rimonta difficile ma non impossibile, oppure alla ciliegina sulla torta di una vittoria che ora sembra già netta. Siamo solo a fine primo tempo, ma come ti piace dire, Fabio, hanno già messo la gara in ghiaccio. Non hanno avuto alcuna pietà delle debolezze degli avversari. Il Milan ha dominato un primo tempo davvero fertile dal punto di vista offensivo. Anche tante occasioni da rivedere durante la pausa, oltre i 3 gol. Ecco il fischio dell'arbitro, inizia il secondo tempo. Chukwueze. Difesa puramente fisica in questo frangente. Cercano la ripartenza rapida. Può essere veramente pericolosa. De Ligt. Il pallone è sulla sinistra. Ora cosa succederà? Guendouzi. Isaksen. Coprono bene e alla fine riescono anche a spezzare la manovra degli avversari chiudendo loro la porta in faccia. Holland. Palla filtrante per Messi. Ci crede, cerca la porta. Rete pazzesca, splendida da rivedere 1000 volte. E per fare un gol così ci vuole un talento straordinario. Segna lui, segna sempre lui. Terza rete per lasciare un segno indelebile sulla partita. Hanno forzato gli avversari all'errore e li hanno trafitti quando non erano preparati. Grande rapidità di esecuzione. Sono 3 i gol siglati oggi e come da tradizione si porterà il pallone a casa. È praticamente immarcabile, tripletta super meritata. E loro è un dominio assoluto. Dia. Valverde. Holland. Chukwueze. Beccato in offside da guardaline.
Alessio Romagnoli. Eccellente momento per loro. Il gol all'inizio del secondo tempo può decidere il corso della partita. Devono mantenere l'inerzia e magari mettere il match al sicuro. Ha provato a fare tutto da solo, ma non ha tratto in inganno la difesa. Dia. Rovella. Riceve la palla. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Occhio al tiro! Infilza il portiere! Che passaggio, Fabio! Ci sono giocatori che vedono le cose prima che accadano. E chi è che non vorrebbe averli squadra? I compagni devono solo farsi trovare pronti. Difficile immaginare che riescano a rifarsi, ma è un gol che apre almeno uno spiraglio. Hanno deciso di puntare su duelli individuali, marcatura uomo e pressione intensa. Qui, da come tirano le magliette, sembra che vogliano portarsene una a casa per ricordo. Stanno provando a limitare gli avversari con ogni mezzo. Nasconde il pallone all'avversario con una magia. Rafael Leao. Palla filtrante per Messi. Qui cercherà il tiro. La palla va sul palo. Beffa l'estremo difensore. E sembrano davvero non volersi fermare. Era al posto giusto, al momento giusto. Ha avuto un guizzo da grandissimo attaccante, di quelli che intuiscono prima cosa sta per accadere. Gol per il Milan. Ha segnato al 67esimo minuto, numero 9. Ormai sembra una partitella d'allenamento. Zaccagni. Holland. Pallone interessante, in verticale. Recupera palla dopo qualche sportellata. Mario Hila. Il Milan ha tutto l'interesse a rallentare il ritmo del gioco e non scoprirsi troppo. La qualificazione sembra al sicuro. Detta lo scatto del conclusione. Gol! Non sbaglia! Un assist delizioso, Fabio. Avere in squadra qualcuno con una tale consapevolezza degli spazi è un vantaggio notevole. È un gol che accorcia le distanze, ma il divario non lascia molte speranze di rimonta. Davis. Rafael Leao. Riconquista la sfera senza tanti complimenti. È un'occasione. E sbaglia al momento della conclusione. A volte un tiro da quella distanza può sorprendere il portiere. Ha fatto bene a provarci. Zaccagni. Si libera e va. Si beve anche lui. La gioca in avanti con un filtrante. Un inserimento perfetto, Fabio. Traversone di Nuno Tavares.
Il pressing era troppo deciso per pensare di giocarla verso un compagno. Lazzari. Una bella giocata nello spazio. Scatta verso il pallone. È il momento dei cambi, c'è bisogno di forze fresche. Non c'è da sorprendersi di questo cambio, ha dato il massimo. Attenzione, ed è giusto che lasci spazio a un giocatore fresco. Valverde. Rafael Leao. C'è Messi? Ci hanno provato, non sono stati in grado però di portarsi in avanti. Rafael Leao. Valverde. Pressing asfissiante, l'arbitro non fischia. La gara entra negli ultimi 5 minuti. Pedro, occasione. Pedro! Alessio Romagnoli. Ancora 4 minuti per le speranze di tutti. Avanza deciso. Pedro. Castellanos. Il passaggio aveva i tempi giusti, così come il difensore. Rafael Leao. Si fa trovare al posto giusto, al momento giusto. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Un trionfo senza esitazione, hanno giocato bene, hanno segnato tanto e soprattutto sembrava che si divertissero in campo. Una squadra così non teme rivali. Messi, 3 gol e una giornata da ricordare, ottima prestazione. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? Sono stati bravi, hanno fatto capire fin dall'inizio di voler vincere questa partita. I derby, lo sappiamo, sono partite speciali e l'aspetto tecnico conta fino a un certo punto. Bisogna reggere la pressione, evitare gli eccessi, rimanere concentrati. Ci sono riusciti in maniera brillante e meritano di festeggiare. È finito il tempo a nostra disposizione. Ringrazio Luca Marchegiani per avermi accompagnato. È stato un grande piacere.